Bentornati amici in un nuovo appuntamento con le Fantamagus Week News. Io sono Massimo dal negozio di Monza e in collegamento con me ci sono i miei colleghi Davide dal negozio di Milano. Ciao Davide. Ciao, ciao Max, ciao a tutti. E Andrea dal negozio di Milano Certosa. Ciao Andrea. Ciao a tutti ragazzi. Ok, eccoci qua. Allora, oggi prima di parlarvi delle novità della settimana, vi vogliamo parlare di un'iniziativa che lanciamo da praticamente nei prossimi giorni e a cui voi però vi invitiamo già a iscrivervi immediatamente. Si tratta di un canale Telegram, so che magari qualcuno di voi non lo conosce, ma moltissimi già lo usano. È una specie di servizio di messaggistica tipo, diciamo, WhatsApp, però molto comodo perché ha all'interno anche questa cosa che si chiamano canali, ok, dove voi praticamente vi iscrivete e potete leggere appunto i messaggi mandati dai proprietari di quei canali. Non potete rispondere direttamente dentro nel canale, non c'è spam, non ci sono contenuti, insomma non ci sono chiacchiere, eccetera. È una specie di newsletter, diciamo così, 2.0, a cui voi vi iscrivete per avere dei messaggi durante la settimana che ricevete direttamente. E questo canale Telegram Fantamagus di cosa tratterà? Allora, abbiamo pensato di creare un canale molto diretto, molto veloce per comunicarvi delle offerte e promozioni e anche per iniziative dei negozi, invece gli eventi, diciamo. Allora, ovviamente la parte che magari vi interesserà di più sicuramente sarà quella di le promozioni. Abbiamo pensato di usare questo strumento che è molto diretto e molto specifico, perché molto spesso nei nostri negozi facciamo delle promozioni, ci sono dei giochi che vanno in offerta, eccetera, così, ma magari non ne abbiamo tantissime copie, quindi magari fare una campagna pubblicitaria per lanciare, non so, un determinato titolo in offerta con uno sconto, eccetera, così, non avrebbe molto senso, perché finite le pochissime copie che abbiamo in negozio, poi la promozione si esaurisce. Mentre invece con questo strumento del canale Telegram voi rimarrete sempre aggiornati sul singolo prodotto in offerta, in che negozio si trova e quante copie disponibili ci sono. Quindi voi, se quando cogliete tra i messaggi nel canale Telegram un'offerta che vi interessa in un negozio, in uno dei nostri negozi, ve la segnate, contattate il negozio, ve la fate mettere da parte o comunque insomma vi recate nel negozio e potete subito avere a disposizione il prodotto in offerta. Esatto, loro okay, prendono, quindi fate subito un telegramma, giusto, rispondo con telegramma, sì, mettono sì, voglio gioco, sì, stop, sì, vengo alle 14, in stop, imposta, esatto, è un metodo rapido. Ci mandano un telegramma, un vaglia, anche un poi, vaglia, esatto, poi prendono una dirigenza e si recano nei nostri punti vendita. Mi raccomando che i cavalli sporcano fuori dal negozio, quindi cerchiamo di stare attenti. Okay. No. Esattamente così, vedete che la tecnologia avanza e Davide sta cercando di ci sto dietro, hai visto? Ci sto dietro. Ok, oltre a questo nel canale Telegram troverete segnalati anche gli eventi che facciamo in negozio che magari potrebbero interessarvi. Ok, questo è il canale. Per iscriversi al canale è semplicissimo, c'è un link fisso che è t.me/fantamagus, adesso lo metto anche in sovraimpressione, se possedete Telegram basta cliccare lì e vi iscrivete in automatico. Ovviamente troverete questo link anche, credo, sul sito, Davide, giusto? Sì, 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 adesso troverete sul sito, lo troverete puntata, poi. Troverete, certo. Esatto, troverete questo banner da cliccare anche sulle nostre pagine Facebook, in generale, insomma, su tutti i nostri social contatti. Ok, mi raccomando, iscrivetevi, importantissimo, se volete rimanere up to date con le offerte anche dei singoli prodotti in offerta, eccetera, di ogni singolo negozio. È molto comodo, un canale per tutti i nostri negozi. Ok, questa era l'iniziativa, ok, di questa settimana particolare, e adesso direi che possiamo iniziare a parlarvi delle novità invece che arrivano. Allora, inizio io, visto che ho già la parola, vi parlo per cominciare di novità che sono arrivate da Devir. Allora, di Devir noi conosciamo dei giochi di carte che hanno avuto molto successo, i giochi Realms, ok? Il primo e il più vecchio di questa famiglia è Star Realms, eccolo qua. Un mazzettino di carte, gioco iconico con la meccanica del deck building, molto bello per due giocatori o più comprando più mazzi, eccetera.
ne erano già, questo qua è il mazzo base, ecco il primo mazzo uscito, erano già uscite altre espansioni, per esempio c'è qui Star Realms, scusatemi, vi ho fatto vedere al contrario, questo qui è il mazzo primo, base, giustamente, e questa qui era insomma invece una delle espansioni, Star Realms Colony Wars, ottimo, sono totalmente, vabbè, insomma avete capito, insomma mi conoscete, non c'è problema. Escono delle nuove espansioni, sono arrivate le nuove espansioni per Star Realms, sono queste quattro bustine qua, tra l'altro numerate da 1 a 4, si chiamano Star Realms United e all'interno cosa troverete? Allora, come dice qua, praticamente troverete 12 carte che praticamente introducono delle nuove praticamente carte meccaniche insomma che servono appunto per ampliare il vostro gioco e per renderlo più vario, ok? Ce ne sono 4, potete sceglierne una, due, tre, qua tutte e quattro e potete aggiungere tranquillamente al vostro mazzo di Star Realms per ampliare le vostre partite, quindi senza nessun problema. L'altro gioco invece che ha avuto molto molto successo, sempre con il meccanismo Realms, quindi deck building competitivo, e Hero Realms, ok, quello praticamente il Realms a tema fantasy, questo ha avuto enorme successo, il meccanismo è uguale a quello di Star Realms, quindi facciamo deck building e contemporaneamente ci scontriamo con gli altri giocatori, ma questo gioco ha avuto già un sacco di espansioni, tra cui una molto particolare che trasformava questo gioco competitivo per due più giocatori in un gioco collaborativo, una specie di dungeon crawler, un gioco fantasy di avventura collaborativo, sempre con la meccanica del deck building e delle carte, in cui affrontavamo una vera e propria campagna fantasy bellissima che si chiamava Le rovine di Tandar. Eccola qua, questa qui era l'espansione appunto già uscita che trasforma completamente il gioco. Adesso arriva Il villaggio scomparso, che è praticamente una estensione della campagna, cioè proprio un continuo della campagna, tant'è che infatti per poterla giocare ci servirà anche possedere proprio le rovine di Tandar. Quindi con questa nuova campagna estendiamo il gioco in modalità collaborativa, in cui giocheremo tutti insieme contro il gioco, in questa sempre sfruttando le meccaniche di deck building. Non è finita qui, sempre per Hero Realms arrivano altre espansioni, sono in questo caso 5 buste, ok? Ognuna contiene anche in questo caso 12 carte e cosa contengono? Allora, praticamente vedete che ognuna ha un tema, questa è lignaggio, poi abbiamo viaggi, poi abbiamo, vediamo, insomma sì, abbiamo conquista, scusatemi, questa è cacciatori. E questa qua è scoperta, insomma, comunque vabbè, abbiamo tantissimi temi con queste buste. Allora, praticamente ogni busta contiene delle nuove carte con delle missioni, quindi i nostri eroi riceveranno praticamente delle missioni e una volta completate queste missioni otterremo le reward, gli oggetti che ci sono all'interno di queste buste, che sono molto potenti, molto efficienti e quindi poi li potremo sfruttare per potenziare i nostri personaggi. Quindi altra espansione dedicata sempre a Hero Realms. Ecco qui il gioco base, vediamo se lo trovo. Ecco qua. Ok, per quanto riguarda il mondo delle espansioni dei giochi Realms e di Devir, vi ho detto tutto. Concludo con invece delle novità in arrivo da MS Edizioni. Non sono ancora arrivate, arriveranno nei prossimi giorni, per cui adesso vi metterò qua in sovraimpressione. Si tratta di due espansioni per For Against Darkness, in realtà è una espansione per For Against Darkness e poi un goliardico accessorio, diciamo così. Allora, l'espansione per For Against Darkness ovviamente è un manuale, un nuovo manuale che si chiama Il culto delle ossa di Tahar Tara, ok? Di cosa si tratta? Si tratta in realtà di una campagna, è una campagna divisa in praticamente quattro capitoli, ok? In cui praticamente dovremmo salvare dei bambini che vengono rapiti dalle strade. Da chi? Da un culto praticamente del signore dei demoni della zona. E quindi, vabbè, cioè, che ovviamente con questi bambini non credo li portino al parco in gita. E quindi, insomma, dovremo un po' impegnarci per fermare questo losco traffico di bambini.
L'espansione contiene anche delle nuove regole, ovviamente un po' come quasi tutte le espansioni di Forager's Darkness, che si aggiungono al set delle regole che già conosciamo, ovviamente quindi possiamo risfruttare questo manuale anche finita la campagna per introdurre delle nuove regole, dei nuovi magari mostri, cose eccetera varie nelle nostre partite di Forager's Darkness. E poi c'è una piccola chicca che è il calendario del 2022 di Forager's Darkness, che racchiude un po' di illustrazioni del vostro gioco, insomma, che a questo punto direi ha un sacco di appassionati ed estimatori. Benissimo, vi ho detto tutto anche per quello che riguarda MS Edizioni con le novità in arrivo questa settimana, e io passerei la parola al buon Andrea, che ha un gioco nuovo di Gettone Games da presentarci, giusto Andrea? Giustissimo Max, io infatti vi parlerò di Living Forest, lo prendo, eccolo qua. Living Forest è un nuovo gioco edito da Gettone Games, della durata di circa 40 minuti, 2-4 giocatori e indicato dai 10 anni in su. Di cosa si tratta? È un gioco che racchiude, non è troppo difficile, si può spiegare tranquillamente anche a non dei veterani, anche a dei novizi dei giochi da tavolo, e però racchiude in sé delle meccaniche abbastanza avanzate e molto divertenti da giocare insieme e da imparare anche. Perché racchiude un po' di meccaniche gestionali, ha un pochino di deck building game, quindi c'è un po' di tutto all'interno di questo gioco. Beh, intanto di cosa si tratta? Living Forest tratta di questo albero sacro, che si vede benissimo nell'illustrazione, tra l'altro illustrazioni molto tenerelle, molto belle, e i quattro spiriti della natura, che sono i quattro giocatori, sono chiamati a difenderlo dall'elementale del fuoco, dal ramarro di fuoco, dalla lucertola di fuoco, che si chiama Onibi. Questo cercherà ogni turno fondamentalmente di bruciare quest'albero sacro, continuando ad appiccare questi incendi, che sono determinati anche da dei segnalini incendio che verranno posizionati sull'albero sacro. I nostri spiriti della foresta dovranno farsi aiutare dagli animali guida, dagli animali sacri, e insieme, congiungendo le forze con gli animali sacri, che daranno delle risorse praticamente ai giocatori ogni volta che verranno estratti dal proprio deck, dal proprio mazzo, e li aiuteranno a fermare l'avanzata di Onibi. E si può fare, il gioco praticamente vi fa vincere in tre modi differenti. Allora, il primo modo è costruire, diciamo, sulla vostra plancia personale, che è questa qua, 12 alberi guardiani, che sono che fermeranno naturalmente l'avanzata di Onibi e impediranno nuove invasioni da parte degli elementi esterni. Un altro modo per vincere è spegnere 12 incendi e impedire ad Onibi di portare a termine il suo piano, e l'ultimo modo è quello di raccogliere 12 fiori sacri per risvegliare Sankhi, il grande guardiano della foresta che bandirà Onibi per sempre. Per fare questo voi avrete bisogno, i giocatori faranno delle azioni determinate dagli animali sacri, che sono praticamente il nostro mazzo di carte. Nel mazzetto di carte ci sono questi animali sacri, alcuni di questi sono degli animali solitari, non amano stare molto con gli altri animali e quindi potrebbero eventualmente farvi perdere delle azioni se ne chiamate troppi. Quindi voi durante il vostro turno praticamente girerete delle carte dalla cima del vostro mazzo per chiamare a raccolta gli animali sacri e cercare di ottenere dei punteggi interessanti per poter fare le altre azioni. Attenti però, potete fermarvi quando volete, quindi diciamo non c'è una vera e propria mano di carte, ma è proprio a discrezione del giocatore, puoi girare tante carte dalla cima del mazzo quante vuoi. Una volta che però arrivi al terzo animale solitario ti devi fermare, sei costretto a fermarti e perderai un'azione. Mentre ovviamente se invece sei in grado di fare tutte le azioni del turno sono due, ci si può, naturalmente si possono spegnere incendi, quindi utilizzando le goccine presenti sui vari animali guida che abbiamo chiamato, si possono spegnere segnalini incendio e concorrono diciamo al punteggio finale, ad arrivare sempre più vicino alla vittoria. Oppure possiamo raccogliere i fiori sacri, possiamo raccogliere risorse per piantare gli alberi guardiani, eccetera. Le azioni sono sempre due durante il round,
A meno che non sia esagerato, diciamo, non abbiamo tirato fuori tre animali solitari, a quel punto ci faranno perdere un'azione. C'è di buono che ovviamente avranno sicuramente delle buone statistiche, quindi ci permetteranno di avere più risorse. Il gioco continua così, ogni turno naturalmente i giocatori si alternano per chiamare gli animali sacri a raccolta e per effettuare le loro due o un'azione, fino a che un giocatore non sarà arrivato a uno delle tre condizioni di vittoria. Secondo me è un gioco perfetto per chi inizia, un bellissimo entry level, un bellissimo family game, anche perché contiene delle meccaniche che sono importanti per altri giochi più avanzati, ma le fa, diciamo che le introduce in una maniera molto semplice, molto chiara, e secondo me comunque anche la grafica e i componenti sono veramente molto belli. Sicuramente le illustrazioni sono proprio molto tenerelle e i componenti sono di qualità, quindi io lo consiglio a tutti. Passerei la parola a Davide con le ultime novità della settimana. Sì, mi ero soffermato sulla parola tenerella. Sono tenerelli, guardali, caspita, sono tenerelli. Perché il gioco è francese. Sono tenerellissimi. L'illustrazione è tipico del gioco francese. Apolloine Etienne. Non riesco a coniare tutti questi termini. Cioè andare con tutti questi nuovi termini. Il termine tenerello è un termine ampiamente utilizzato. Solo che io non ho tutta questa creatività e fantasia. Bene, allora invece io vi presento una serie di nuovi libri game di edizioni Librarsi. Partirei da un nuovo libro game che ha una meccanica un pochettino diversa rispetto agli altri, perché in effetti mischia il libro game con il gioco gestionale. Il gioco in questione si chiama La Luna del Raccolto. Si presenta con questa confezione, da qua subito si capisce immediatamente che è quello che dovremmo fare, quindi siamo questi agricoltori che dovremmo cercare di creare appunto la nostra azienda agricola dei sogni. All'interno di questa confezione invece del classico libro game ho un libro, questo, ok, quindi abbiamo un libro game classico con tanto di paragrafi da andare da una parte all'altra. Poi abbiamo all'interno il manuale del raccolto, il quale, questo manuale del raccolto, ha all'interno innanzitutto delle regole del gioco semplificate. Comunque non preoccupatevi, sembra un po' complesso, ma in realtà quando comincerete a leggerlo ha proprio la struttura di libro game, quindi vi viene spiegato passo passo, incontrerete i personaggi che poi vi spiegheranno che cosa dovrete fare. Abbiamo ovviamente tutti i termini, tra cui appunto arare, le azioni, così vi fa un minimo di diciamo di sintesi di quello che vi servirà durante il gioco. Poi avete la tabella delle icone in modo tale che possiate poi ritrovarle più velocemente quando dovrete, sostanzialmente andare a segnare la vostra azienda agricola, che è rappresentata da un foglietto a quadretti, vediamo se ce l'ho qui, ecco, che è la mappa del gioco, che è questa. E poi abbiamo la tabella delle colture che andremo a segnare, quindi dovete sempre essere muniti di matita e ovviamente gomma, la scheda personale con i punti iniziali, e poi vi dirò qualcosa di più sui punti iniziali, la scheda del tempo, perché ovviamente abbiamo la primavera, l'estate, l'autunno, l'inverno, che abbiamo determinate cose, e abbiamo il libro delle sementi, che quindi ci dice quali sono sostanzialmente le verdure che possiamo coltivare durante i vari periodi dell'anno, durante le varie stagioni, e poi la pagina bianca. Allora, in sostanza questo gioco, questo libro game è molto, diciamo, il fulcro di questo libro game è che noi potremo procedere durante la lettura tenendo sempre conto dei punti azione che abbiamo. I punti azione durante la partita, all'inizio, scusate, della partita sono soltanto 10, potete tenerne conto sul libretto, oppure vi viene dato questo righellino di cui potete mettere una graffettina e tenere conto appunto dei vostri punti azione che andate a spendere, e ogni volta che voi terminerete i vostri punti azione la giornata è finita, vuol dire che siete stanchi, quindi andrete a riposare e la mattina dopo vi risveglierete con altri 10 punti azione. Quindi questo è La Luna del Raccolto, e l'autore è Marco Zamanni, scusate, devo leggerlo, autore italiano, molto molto interessante, primo libro game del genere. Praticamente i vostri amici sfigatissimi giocheranno ad Animal Crossing, esatto. Voi invece avete la Luna del Raccolto.
La cosa molto carina di questo libro è che non vi ho detto che già fin dall'inizio, appena incomincerete a leggerlo, potrete scegliere anche se essere quale sesso appartenere, se siete femmina oppure uomo, potete scegliere anche il sesso del personaggio. Bene, non credo che poi questo vada a cambiare, non lo so, perché ho letto, poi sono andato un po' a vedere, però ovviamente i libri game purtroppo non si può andare più di tanto avanti, perché si tende a spoilerare poi ovviamente il contenuto. Poi passiamo a dei libri games un po' più classici, in questi casi sono questi, vengono chiamati minigame, e abbiamo il Oltre i confini del mondo, in cui appunto questo eroe deve trovare l'arcimago Theodosius, che è stato scomparso e quindi dovete cercarlo. Qua invece ovviamente il Corriere di Camelot, siete appunto il messaggero di Re Artù, che dovrete, è scoppiata, c'è una guerra imminente e le orde del malvagio Mordred e della strega Morgana stanno avanzando inesorabilmente. In più, come se non bastasse, il Re Artù è misteriosamente scomparso. Letto dietro, che ho fatto prima per non perdere nessun Davide, pezzo. Posso chiederti una cosa? Leggi per favore l'illustratore della copertina di quello precedente. Sì. Allora, l'autore è Dave Morris. Sì. Però l'illustratore della copertina noi lo conosciamo piuttosto bene. Luca Rovelli! Ah, sì, caspita, sì. Corriere di Camelot, invece, vediamo di chi è. È controllato anche Corriere di Camelot? No, quella non mi sembra di ricordare. Ludovico Incidenza. Bene. No, allora, ciao Luca. Salutiamo Luca. Esatto. Ciao Luca. No, non ci avevo fatto caso, hai fatto bene a farmelo notare. Hai fatto bene. Allora, Luca Rovelli è un nostro cliente, un ragazzo che conosciamo da tantissimi anni, che è stato è frequentatore comunque dei nostri punti vendita e che comunque nella vita fa il grafico illustratore, quindi bene, mi ha fatto piacere anche vedere questa cosa, ha fatto bene a farmi notare. Nonché insegnante di canto di canto, anche è vero, chissà se vede sta puntata. Allora, poi vediamo. Invece passiamo a Broadsword, abbiamo il quarto volume, Viaggio all'Inferno. Qui è il classico diciamo libro game. Ho controllato all'interno e a quanto pare non è necessario avere gli altri, quindi si può anche giocare direttamente, potete giocare in solitario oppure giocare con i vostri amici. Praticamente ci sono i punti rango, se non erro che si chiamano così, che vengono distribuiti, sì, infatti un eroe di 20° rango attenti due eroi di 10° rango in categorie diverse, quindi sostanzialmente potete giocarlo anche quasi come se fosse un gioco di ruolo. Quindi insomma, avete voglia di preparare un'avventura, schede del personaggio, avere regole complesse, sicuramente questo quarto volume di Broadsword può fare al caso vostro. Bene, allora io ho terminato con le novità di Zone Librarsi. Questa settimana abbiamo fatto una selezione di titoli, in realtà ne avevamo anche altri, ma la puntata sarebbe diventata troppo lunga, quindi le abbiamo rimandate alla puntata successiva. Se volete, comunque, tutti i prodotti sono disponibili sul nostro sito per poter andare a vedere poi le schede dei vari prodotti. Se vi è piaciuta la puntata, ovviamente potete mettere il mi piace, iscrivervi e attivare la campanella in modo tale da poter essere avvisati ogni qualvolta esce una puntata nuova. Le puntate sono settimanali, di solito ci fermiamo soltanto magari nel periodo estivo, però cerchiamo sempre di darvi tutte le informazioni delle ultime novità dal settore ludico. Bene, quindi non mi resta che invitarvi alla prossima puntata e saluto tutti quanti. Quindi ciao Andrea, ciao Max, ciao a tutti, grazie. Ciao a tutti. Ciao a tutti.